Oh, raga, ho attaccato la telecamera alla cucina e volevo provare questa nuova visione, va, da questa angolazione. Praticamente l'ho attaccata, ho attaccato solo la telecamera, mentre l'action pod è rimasto qui nella mia mano. Io posso vedermi, praticamente, posso vedermi e vedere l'inquadratura, il che è fantastico. Volevo farmi un caffè e ho detto, ma sì, dai. Facciamo il caffè registrato con questa telecamera e vediamo effettivamente come viene. In realtà il motivo per cui volevo farmi il caffè era semplicemente perché non ho niente da fare e oggi devo andare al lavoro e spesso io quando devo andare al lavoro sono sempre in ansia, non so perché. Questo non mi succede sempre, però mi succede spesso. Sono in ansia perché, diciamo, in testa mia penso sempre, chissà oggi cosa succederà. Lo so che è sbagliato pensare una cosa del genere, però non ne posso fare a meno, nel senso, quando sono praticamente. Ho i miei giorni liberi, che qui di solito abbiamo sempre 2 giorni liberi, spesso anche più di uno perché si accumulano ore lavorative in più che vengono chiamate Überstunden, cioè ore oltre l'orario lavorativo. Almeno da noi decidono di accumulare tutte queste ore in modo tale che si possa fare in modo che una persona stia magari qualche giorno a casa in più pagato e stia a casa qualche giorno in più, va? Diciamo così. Ti meriti un po' di tempo libero in più praticamente. Però diciamo il problema è che spesso quando devo tornare al lavoro ho l'ansia. Cioè io non so perché, ma mi viene l'ansia, ma non sempre, per carità, però non lo so, è una sensazione brutta di oppressione che mi viene e io penso sempre, mamma mia, speriamo che oggi andrà tutto bene. Oppure un'altra cosa, cioè, mi viene da pensare, non vedo l'ora di essere subito al lavoro così posso riprendere a lavorare e riprendere da dove mi ero fermato l'ultima volta. Lo so, è forse un pensiero un po' malato in realtà, però non ne posso fare a meno. Non ne posso fare a meno e purtroppo so che è un pensiero malato. E questo spesso mi blocca tutta la mattinata. Cioè, spesso io penso, ma perché devo stare male per una cosa che già so che andrà bene? E uno dei miei difetti o pregi, diciamo, più grandi, che per calmarmi, spesso mi devo fare un caffè. Spesso mi faccio un caffè e nonostante il caffè mi dia quell'energia, mi calma anche. Non lo so, è una sensazione un po' strana. Poi il fatto che non c'è nessuno in casa, spesso questo silenzio mi rimbomba in testa, quindi mi serve un caffè soprattutto per riordinare i miei pensieri, riordinare la mia mente e iniziare bene la giornata. Intanto voglio cambiare angolazione. Ecco qua, ci siamo spostati, siamo proprio davanti alla macchinetta del caffè qui, come potete vedere. E niente, ripeto, aspettiamo. Comunque mi piace l'idea di questa telecamera che si può mettere praticamente ovunque e in realtà non funziona sempre, cioè è incredibile. Ci sono davvero delle idee per questa camera che dobbiamo esplorare per bene. Dobbiamo esplorare per bene, non vedo l'ora, magari spesso. Penso presto vedremo i risultati di questo mio acquisto. Spero che vi piaccia e che comunque vi possa fare piacere l'idea di esplorare nuovi modi di video, di fare video. Comunque dicevo, ritornando al discorso dell'ansia, è una sensazione troppo brutta. È una sensazione brutta perché spesso mi blocca proprio la giornata, ma non a livello pratico, mi blocca a livello di pensieri.
E ritorno a pensare sempre alle stesse cose. Mamma mia, speriamo che oggi va tutto bene. Spero, non vedo l'ora di essere già al lavoro. Non vedo l'ora. Non so se è una sorta di depressione o o semplicemente di ansia pre-lavoro. Penso che un argomento del genere ne avevo già fatto un video, però non a questi livelli. Oddio, non è niente di debilitante, per me, che mi limita nel mio fare, perché poi alla fine riesco a fare tutto, non è un problema. Però è una sensazione proprio brutta, se ci pensate. È una sensazione che spesso ti blocca, vorresti fare qualcosa ma poi non fai niente, oppure vorresti organizzarti a fare delle cose ma poi ti ritrovi a fare delle altre, così, senza motivo. E, diciamo, principalmente credo che il problema sia il tempo, perché spesso in Italia magari capisco che chi lavora non ha proprio nemmeno il tempo di pensare. O se magari stai vivendo anche tu queste sensazioni, magari fammelo sapere nei commenti. Però è una sensazione abbastanza brutta, te lo posso garantire. Proprio perché non sai nemmeno tu cosa vuoi fare, cosa andrai a fare, come organizzarti. Pensi solo, Madonna mia, oggi devo andare al lavoro dopo 2 giorni che sono stato a casa, speriamo che va tutto bene. Ed è una sensazione spesso davvero quasi soffocante, ecco, una cosa abbastanza brutta, diciamo così. Però alla fine c'è di peggio, dai. So, capisco che c'è di peggio, però ho imparato ad ascoltarmi, ho imparato ad ascoltare il mio corpo e capisco che spesso l'unica cosa che posso fare è fermarmi, riflettere e dire oggi è andato tutto bene, oggi non succederà niente. E oggi farai bene il tuo lavoro come hai sempre fatto, come sempre farai e come ti è stato insegnato, impartito dal mondo, ecco, diciamo così. Intanto vediamo come. Spero che questo video stia venendo bene e non vi dia fastidio ascoltarmi le mie lamentele. Intanto vediamo. Aspettiamo che esce il caffè. Aspettiamo che esce il caffè. Intanto qua si vede pure la telecamera, l'action pod, guarda. Si riesce a vedere Raffaele Ralfo dentro Raffaele Ralfo. Incredibile. Intanto già sento l'odore del caffè che sta uscendo. Eh sì, tra poco incomincerà a fare un rumore, un casino molto forte. Vediamo. Eh sì. Peccato che qui il caffè non è lo stesso che abbiamo in Italia, però vabbè, ci accontentiamo. Grazie alla macchinetta del caffè che abbiamo qui direttamente dall'Italia. Non è la Moka, ma questa è la Giannina, la Giannini, non so come si chiama, è un'altra marca, però è più sicura della Moka perché questa non esplode, c'ha proprio la valvola di sicurezza che fa sì che non esploda. Le Moke possono esplodere, attenzione. Vediamo come viene questo video. A me il caffè sinceramente piace amaro, non so a voi. Intanto mi faccio un sorso. Ah, ci voleva proprio. Ragazzi, però è tutto e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Fatemi sapere se anche voi avvertite questa sensazione prima del lavoro e se c'è qualche rimedio per porre fine a questo rimedio. Non ditemi tisane e camomille perché io non riesco a bere la tisana e la camomilla prima di iniziare a lavorare, perché sennò mi sento ancora più abbattuto. Però è tutto e come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.